tutti, sono Sasa Vaccaro, trombonista. Mi piace giocare con la musica, anche per questo faccio il musicista. L'approccio direi che è avvenuto tanti tanti anni fa, ero davvero piccolo, il mio bisnonno suonava il bombardino e io ho cominciato a suonare questo strumento in banda. Da lì è iniziato un percorso che mi ha sempre più coinvolto, divertito, entusiasmato. Sono nate le prime band da piccolino, da adolescente in paese. È stata sempre un'avventura ed è tuttora una gran bella avventura che mi coinvolge pienamente ogni giorno. Bellissimo ragazzi, Piazza Maggiore. Spettacolo! Quindi hai fatto degli studi musicali, vedo dai diplomi. Sì, io dopo aver scocciato la musica in banda ho approfondito al conservatorio qui di Bologna, al Martini, mi sono diplomato in trombone classico e poi è nata in concomitanza, sono nati i primi corsi di triennale in jazz sperimentale e anche lì mi sono iscritto e con piacere ho affrontato anche questo percorso che mi ha dato tanto e mi ha coinvolto davvero molto, mi ha fatto conoscere un aspetto della musica che poi è diventata la musica che più apprezzo e mi ha aperto tante porte molto belle. I percorsi un po' più professionali partono con la creazione di una band di musica popolare, balcanica, mediterranea. Qui a Bologna abbiamo fatto due date con Sergente Garcia, un fondatore della musica, insomma, il fondatore della musica Salsa Muffin, molto divertente suonare con lui. A Bologna collaboro tantissimo con i Garden House. Calte è prodotta da FR Live, è prodotta e ideata, eccetera, eccetera. Partecipato moltissimo a degli eventi di FR Live. Sì, tanti, tantissimi. FR Live è una realtà bellissima, viva, in mano ad un grande che è Francesco. È sempre stato un piacere collaborare con lui e vedere crescere questa realtà che è diventata sempre più coinvolgente e attiva proprio a livello inizialmente in città e adesso ormai ci si muove anche fuori facendo degli eventi molto belli e coinvolgenti, diversificati e anche unici. All'Arsenal del Sale in realtà io ho partecipato con il Vien de Garden House, però lì sono stato invitato sul palco poi dai Black and Brown, che è una super band, è stata un'esperienza esaltante, io adoro il funky, purtroppo è una musica che si suona poco, ma ecco, essere chiamati da loro sul palco è stato fantastico. Sei anche un creativo. Mi piace interagire con quegli elementi, mi piace tanto il legno. Il legno, questo ha portato sì, unito alla mia passione per gli occhiali e l'occhialeria, ha fatto sì che io mi venisse così la fantasia e la curiosità di capire come costruire un occhiale. E ci sei riuscito. Fatto sta che ci sono dei miei occhiali fatti a mano in giro su qualche naso anche importante. Tipo? Un mio occhiale ce l'ha il grandissimo, immenso Paolo Conte. Tra i nasi importanti da un po' di tempo rientra anche un mio fraterno amico con cui suono da tantissimi anni, abbiamo fatto insieme tanti progetti, ne abbiamo uno in atto che si chiama Double Tower Stompers, un progetto swing in stile anni 30-40. E lui è Andrea Ferrario, che è attualmente il sassofonista di Vasco Rossi. Attualmente noi stiamo lavorando su questo progetto swing di cui parlavo. Sono tutti arrangiamenti originali. Ho registrato le cose più diverse in sala d'incisione. Niente, sono qui pronto a qualsiasi tipo di proposta perché la cosa non può che interessarmi e Grazie stimolarmi. mille. Grazie a te, Elena, buone cose. Anche a te. Grazie, ciao. Stop.